Oggi torniamo a parlare di Made in Italy e parliamo di una forbice completamente italiana, realizzata dalla Falket, che ha inciso questo meraviglioso Made in Italy sulle forbici in acciaio. Adesso ne parliamo un po' più da vicino e vi spiego perché questo è un prodotto professionale. Bentornati sul mio canale, sono Orso. Scusate per la voce, purtroppo un po' di influenza, ma the show must go on, quindi deve andare avanti, non mi posso fermare. Allora, queste sono delle forbici da potatura particolari, sono della linea professionale, sono delle Made in Italy, come vi dicevo prima, hanno delle caratteristiche particolari che adesso vi andrò a esporre e sono dedicate a tutti quegli operatori, professionisti e non del verde, ovviamente, che hanno pochi alberi da curare e quindi magari le forbici a batteria, forbici elettriche, non è una spesa che uno non vuole fare, soprattutto se parliamo di una certa qualità. Allora, due parole su queste forbici sulla Falket. Allora, la Falket è un'azienda italiana, ha la sede in provincia di Lecco, è nata nel 1972, quindi ha i suoi anni, e si è specializzata in tutti quegli accessori da taglio per potatura, cesoie, quindi più grandi, più piccole, forbici particolari, e hanno la particolarità, oltre ad avere una buona qualità, di avere un prezzo accessibile a tutti. Questa, per esempio, costa meno di 40 euro. Me l'ha inviata gentilmente in test Bazar Giusto, la trovate su Bazar Giusto. Dunque, partiamo un attimino dalle caratteristiche tecniche principali e poi piano piano scendiamo nei dettagli. Lunghezza 21 cm, peso 232 grammi, è molto leggera davvero. Diametro massimo di taglio 28 mm, siamo quasi a 3 cm, non è poco. La particolarità di queste forbici, come tutti gli accessori che produce la Falket, sono i ricambi. È possibile ordinare ricambi, ad esempio delle lame, i manici, la molla. Quindi questo è un prodotto che una volta che lo si acquista, se lo si tiene con una certa cura, lo si porta avanti negli anni perché ci sono i ricambi disponibili. L'impugnatura, come vedete, è asimmetrica. Questo manico qui è diverso da questo come forma perché entra esattamente nell'incavo tra il pollice e l'indice. E col pollice, quindi con una sola mano, è possibile chiudere le forbici in sicurezza. E dal momento che il sistema di chiusura è dotato di una molla di richiamo, e se io devo riaprire, semplicemente premo i due manici e il sistema si sblocca. Scendiamo ancora un po' nei dettagli, vediamo un po' da vicino. Le lame sono forgiate a caldo, sono in acciaio, sono arricchite con una grossa percentuale di carbonio, quindi questa le dona molta robustezza, sono molto affilate, dopo lo vediamo esattamente sul campo, e ovviamente sono state lavorate a macchina CNC, queste a mano non si possono fare. Anche le scritte, le decalcomanie che vedete in sovraimpressione sono ricavate dal pieno e a me piacciono molto perché c'è della tecnica per fare un lavoro del genere. Sapete, io sono un po' sensibile su queste cose, soprattutto sul Made in Italy. I manici sono in alluminio e sono avvitate al corpo della forbice attraverso due brugole da una parte e dall'altra. Quindi è semplice capire che svitando le brugole si possono sostituire i manici. La molla di richiamo è in acciaio, anch'essa è estremamente leggera. E il registro di chiusura, vedete, è dotato di un dado perché è registrabile, quindi si può registrare la battuta sull'altro manico. Io ancora non l'ho toccato, lo tengo così come la casa me lo ha dato. Tra gli accessori da acquistare a parte si può trovare la pietra per affilare la lama, che io ho già acquistato da un'altra parte, e adesso me la ritrovo comoda come cosa, e il fodero. Ci sono anche dei bundle carini o delle confezioni regalo, adesso siamo sotto Natale se volete fare un regalo. Magari questa potrebbe essere anche una buona idea. Vi lascio qui il link in descrizione, ovviamente. Finita la parte teorica, adesso andiamo nel campo e vediamo un attimino come lavora queste forbici. La proveremo sia sui polloni delle ulivi, sui rami di alcuni alberi da frutto che comunque devo tagliare. Ancora due parole sui dettagli. Le lame hanno un trattamento antiaderente e la boccola centrale è in nylon, quindi questo contribuisce a donare insomma la leggerezza di 230 grammi. È veramente un peso piuma, non affatica per niente. Il fatto poi che sia ergonomico con questo manico sagomato per la mano a me piace molto perché non stanca. Lo andiamo a provare sul campo. Allora iniziamo dai polloni di questo albero da frutto. Vedete quanti ce ne sono? È il periodo buono adesso per tagliarli. Siamo in inverno, praticamente siamo a metà dicembre e la pianta è molto vigorosa, ha fatto tutti questi polloni qua. Allora vediamo un po' di cosa parliamo qua, eh? Intanto partiamo con 12 mm. Lo togliamo prima quello che dà fastidio. Allora ho tagliato in basso, non è più 12 mm, parliamo di
15 mm. È un legno morbido, ovviamente. Lo do una pulita giusto per fare un po' di spazio. Ok, ho fatto un po' di pulizia. Allora, non riesco ad avvicinarmi molto al tronco perché ho la rete che mi dà fastidio. Questa, se non avete visto gli altri video, l'avevo messa per evitare che gli animali si facessero le unghie come hanno fatto lì, vedete? E ho risolto il problema, solo che ovviamente dà fastidio quando si devono tagliare i rami, i polloni, quello che è. Allora, farò il doppio taglio e mi avvicino piano piano. Allora, una piccola premessa. Voi vedete che io mi aiuto con l'altra mano perché ho un problema al polso, non mi permette di fare sforzo. Ecco perché fino adesso ho provato le forbici quelle a batteria, perché ovviamente nel mio caso erano la soluzione migliore. Però adesso che sono interessato a provare queste qui, queste manuali, ovviamente mi devo aiutare con l'altra mano. Allora mi avvicino e vediamo un po' la qualità del taglio. Qui ho fatto un taglio fatto male perché l'ho ripreso due volte. Questo invece è un taglio, l'ultimo che ho fatto, fatto in una sola passata, e il taglio è molto bello. Sono da rifinire perché andrebbero fatti in modo tale che l'acqua ci scoli sopra, quindi vanno fatti così. Allora questo lo riprendo e cerchiamo di farlo bene. Ecco. Anche questo, vedete, lavorando così male perché ho problemi al polso, ho dovuto fare un doppio taglio ed è venuto non perfetto, ma insomma ce lo facciamo andare bene. Tolgo un po' quello che abbiamo qui davanti. Dopo rifinisco. Allora, questo è veramente grosso, parliamo di circa 17 mm. Le forbici ovviamente sono ben tolleranti da questo punto di vista perché arrivano fino a 28 mm, ma io non credo di arrivarci per i problemi che vi ho detto prima. Adesso farò il doppio taglio. Voilà, questo andrebbe più vicino al colletto. Ora, come dicevo, ho la rete, quindi non ci arrivo molto vicino. Poi lo rifinirò. Ovviamente questi piccolini li facciamo fuori in scioltezza. Faccio gli ultimi e poi ci spostiamo sugli ulivi, dove di polloni ancora ne ho, non li avevo tolti tutti. Bene, andiamo sugli ulivi, dai. Eccoci qua, siamo sotto un ulivo. Qui per fortuna sono più piccoli e si va via in scioltezza. Qui ne abbiamo uno un po' più grande. Cerco di avvicinarmi. Quattordici e sette, insomma, dai, questo è un po' la media dei polloni che, almeno da me, sono tra i più grossi. Ho un po' di festanti, ovviamente. Allora, le ho usate un po', le ho usate anche oltre le riprese che ho fatto, ovviamente. Allora, io sono arrivato a tagliare, non moltissimo, sui 17-18 mm, questo è un 16, ma
sono arrivato anche a 18. Di più, col mio problema al polso, io non riesco a fare. Ovviamente se ci si gioca col rametto e piano piano lo si taglia, secondo me i 20-25 mm sono ben fattibili. Bisogna avere un altro tipo di muscolatura, io purtroppo non ce l'ho. Madre natura non me ne ha dotato e poi anni e anni di sforzi su questo polso me l'hanno compromesso. Quindi se vogliamo parlare solo delle forbici, sono molto leggere, molto veloci, la molla di richiamo è eccellente, torna subito in posizione, non ha il cricchetto, non ha il taglio a cricchetto, quindi questa è one shot, si spinge e le riapre, si spinge e le riapre. Quindi con i tagli grossi bisogna giocarci un po' e avere un po' di forza, con i tagli piccoli è velocissima. Avete visto, questo è un pollone classico di ulivo, cioè il richiamo della molla è perfettamente compatibile con l'apertura della mano, cioè in tempo reale, nel momento in cui apro la mano la molla spinge le due estremità delle forbici e io sono direttamente pronto a tagliare nuovamente. Questo l'ho apprezzato molto, non dà scatti, non dà problemi, non oppone resistenza in nessun tipo di situazione e il fatto di poterla richiudere con un dito l'ho trovata veramente comoda. Se avete pochi alberi, forse questa potrebbe essere una soluzione, come vi dicevo, interessante, vista anche la qualità sia del materiale e sia della possibilità di avere ricambi. Ringrazio Bazar Giusto per avermela inviata in test, l'articolo non è sponsorizzato, non sono pagato per farla e le forbici sono a disposizione per essere rimandato allo shop, quindi il link che vi do non è un link affiliato, quindi non ci guadagno nulla. Mi piace dirle queste cose qui. Ecco, vedete, adesso chiudendo, usandola, si è un po' starata la chiusura. Adesso semplicemente dovrei regolare il registro qua sotto, cosa che farò dopo. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, se le conoscete e volete darmi qualche parere ve ne sono grato, scrivete qui nei commenti. Trovate anche l'approfondimento sul blog con foto e impressioni scritte in modo più ponderato, perché ho il tempo di riflettere quando scrivo, invece durante la recensione io vado a braccio, quindi quello che mi sento di dire dico. Magari mi è sfuggito qualche dettaglio tecnico, sulla recensione sul blog trovate tutti i dettagli. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi, ci vediamo la settimana prossima.